Non è mancato praticamente nulla in recanatese notaresco. Incuranti del caldo estivo e del ritmo infernale imposto dal calendario, le due squadre ci hanno dato dentro di brutto, deliziando il pubblico tornato per l'occasione allo stadio. 8 reti ed ancora una volta in evidenza il male congenito che affligge la recanatese, che per due volte in doppio vantaggio non è riuscita a portare a casa una vittoria che forse avrebbe anche meritato, se non altro per il bel gioco espresso almeno a sprazzi. Bravi comunque gli abruzzesi a rimediare alla grande ad una prima frazione sottotono, con la svolta arrivata con la rete di Palumbo in pieno recupero della prima frazione. Ci hanno sempre creduto i ragazzi di Epifani, al termine premiati con un punto che non cambia di molto la sostanza delle cose, ma ribadisce le grandi potenzialità dei rossoblù. Match sin dall'avvio senza un attimo di respiro, si parte subito con i giallorossi in vantaggio. L'ex Liguori fa il diavolo a 4, mette in aria un cross sporcato da un difensore, sul quale si avventa Grieco, che è il più veloce a spedire in rete ed è la sua prima marcatura stagionale. Al 16esimo il notaresco perde per uno stiramento il capocannoniere del campionato, Banegas, rilevato da Marchionni. Il giovane Simoncini non riesce a tenere Liguori, che gli sfugge ancora, ma il suo tiro termina sopra la traversa. Gli ospiti, sin lì praticamente non pervenuti, si fanno vivi alla mezz'ora con un traversone di Frulla, sul quale l'inzuccata di Palumbo termina al lato di un soffio. Poco dopo il raddoppio al 32esimo ed è una prodezza ancora di Liguori che sfugge all'avversario, prende la mira e con un destro a giro piazza la sfera nell'angolino. Il notaresco capisce che è il caso di svegliarsi, 38esimo, su un traversone dalle retrovie, Marchionni, liberissimo di testa, spedisce alto. La svolta al primo di recupero, dubbio fallo subito da Quadro, punizione a sorpresa battuta da Dos Santos e per Palumbe un gioco da ragazzi, infilare Remo Amadio. Ripresa, pronti via ed arriva il 2-2, Palumbo rimette dalla sinistra in area, Amadio è superlativo una prima volta sul nuovo entrato Buonavoglia, che poi di testa non ha difficoltà ad insaccare. L'inerzia sembra dalla parte dei teramani, ma al sesto la partita cambia nuovamente. Cross col contagiri di Grieco e sbaffo si esibisce in una delle specialità della casa, il colpo di testa battendo Shiba. Al decimo arriva addirittura il 4-2, angolo rossoblù, Liguori innesca Togolà, che si fa mezzo campo a tutta velocità, evita Buonavoglia ed infila il portiere in uscita. Al 22esimo la recanatese ha la possibilità di chiuderla, Pezzotti serve in profondità sbaffo che appoggia, un assist d'oro poi Gomez non sfrutta a dovere. Allora il notaresco si rianima al 26esimo con una magistrale punizione di Frulla che trova il set. Partita senza tregua, 28esimo, bella assist di Titone per Pezzotti che prova il diagonale che termina al lato. In zona Cesarini il pareggio con una sassata di a Quadro dal limite sulla quale Amadio non può far nulla. Finisce qui e considerando che siamo a giugno inoltrato non è proprio il caso di lamentarsi dal punto di vista dello spettacolo, anche se il divertimento per i tifosi leopardiani sarebbe stato ben diverso in caso di successo, ma ormai tocca farsi una ragione quest'anno, ormai il trend definitivamente sembra questo. Le interviste. Allora mister, una partita che per due volte sembrava in mano alla recanatese e poi è sfuggita, forse il gol al primo tempo ha riaperto i giochi quando sembrava in piena mano della recanatese. Sì, poi ero andati anche 4-2. Diciamo anche la verità che hanno trovato due Eurogol, sia la punizione che il quarto. Però potevamo chiuderla. Comunque sono abbastanza soddisfatto. Ok, mister. Bella partita. E adesso ci aspetta un finale di stagione con 3 partite praticamente ravvicinate. Hai già pensato come le affronterai o già oggi hai fatto qualche valutazione per le partite successive? Ma sicuramente valuteremo tutto, vediamo anche come vengono fuori da questa partita che oggi è stata molto molto caldo, hanno corso, è logico, ma io ho sempre avuto una rosa di 25, di 23 e hanno sempre giocato tutti, perciò nella mia rosa nessuno potrà dire che non ha avuto l'occasione perché hanno giocato tutti, se vedete non ce n'è uno che non ha fatto una presenza, perciò chi andremo mercoledì, poi venerdì e domenica, chi sta meglio va in campo, basta per me i principi come giocano questi ragazzi, sono soddisfatto, gioca un gran calcio, abbiamo fatto tanti di quei gol, occasioni da gol, purtroppo ne abbiamo presi un po' di più di quello che pensavo, però sono soddisfatto. Cosa ti aspetti da questo finale, mister? Finale, partite come oggi, di grande temperamento, di grande voglia di giocare, di fare gol e di divertire, poi vedremo quello che succede. Ah, questo è il film dell'annata. Oggi la squadra è andata 2 volte sotto,
Giocare queste partite a giugno sono partite difficili da giocare con il caldo, e recuperare non è mai semplice. Abbiamo fatto dei grossi errori oggi nei gol loro, però nonostante tutto io ho ringraziato i ragazzi, sono stati straordinari, hanno fatto un'annata straordinaria. Sono orgoglioso di averli allenati e sono orgoglioso di quello che hanno fatto, perché tutte le vicissitudini di quest'anno sono state molto dure da superare. E complimenti al campo basso che ha vinto, perché poi bisogna fare i complimenti, perché è stata una dura lotta fra noi e loro, ed è stato anche bello. Purtroppo nel momento decisivo del campionato il Covid è venuto addosso a noi prima della partita della partita con loro. Questo è l'unico rammarico, ma oggi vedere i ragazzi fino alla fine cercare di portare a casa un risultato contro, non ci dimentichiamo che oggi noi abbiamo giocato contro una squadra forte, è una squadra che sicuramente doveva fare un grandissimo campionato. Sappiamo la forza di questa società, sappiamo la forza di questa squadra, dei giocatori che stanno dall'altra parte, e quindi fare una partita del genere, recuperare due gol a una squadra così, dà ancora più valore a giugno. Quindi di questo, ripeto, sono ancora più orgoglioso. Poi abbiamo fatto degli errori evitabilissimi, specialmente nei primi due gol. E poi la partita è tutta in salita, ma vederli fino alla fine a provare a portare a casa un risultato che magari non serviva a niente, però i ragazzi ci hanno creduto, come tutto il campionato. Non è finita la stagione, perché abbiamo ancora due partite da giocare, avremo da fare i playoff, e quindi sarà un altro impegno in questa annata interminabile. Ripeto, però la cosa che ci tengo a sottolineare, che ho detto ai ragazzi, che sono orgoglioso di loro, di quello che hanno fatto veramente grandissime cose. E adesso ci proiettiamo a queste ultime due partite e penseremo ai playoff. Quindi gli ho detto di stare con la testa alta, perché hanno fatto grandissime cose e sono contento di loro.